Buongiorno, buon caffè. Ricordate i ragionamenti sui piatti, il dono e gli altri? Oggi proseguiamo su quel filone, parlando di pace, perché è molto interessante quello che ho letto sempre su questo famoso libro di Fabio Rosini, L'arte di ricominciare, a proposito della pace. Anzi, per la verità non l'ho letto lì, ma è sempre di Rosini e quindi va bene ugualmente. Rosini spiega che la pace può essere di tre modi. Come sempre, ogni qualità, ogni virtù, chiamiamola col suo nome, ha due eccessi. Uno è per difetto, l'altro per eccesso, per esagerazione. Allora, diciamo che da una parte la pace che cosa ha come possibilità? Quella che non dipende da me. Non dipende assolutamente da me e quindi dipende soltanto dalle circostanze. È la pace, per dirla con una famosa frase, così come la dà il mondo, dove la pace dipende dalle circostanze accidentali. Infatti, la pace fondamentalmente è una tregua che può essere più o meno lunga, ma che comunque a un certo punto viene interrotta perché qualcuno di coloro che ha contratto precedentemente la tregua decide che le condizioni sono cambiate ed è il momento di tornare a fare la guerra. Poi c'è la pace opposta, quella che dipende solo da me e che tiene fuori gli altri. Le circostanze non contano, è una sorta di atarassia, una sorta di indifferenza. Potete farmi qualunque cosa, io rimango nella mia pace interiore, perché io sono superiore a tutto, a tutti e a qualunque circostanza. È una pace data dalla solitudine. E infine c'è il terzo tipo di pace, quella che sì dipende da me, ma da me in relazione con gli altri. È una pace per gli altri. È una pace in cui io non sono in solitudine. Abbiamo parlato proprio di questo, no? Vi ricordate? Gli altri sono per me e quindi io sono solitario. Sono solo, sono in una piena solitudine. Oppure io sono per gli altri e quindi sono in una compagnia. E anche in questo caso la pace deve diventare la pace di una compagnia. La pace che io porto agli altri, perché dentro sì sono capace di essere sempre in pace con me stesso. Ho conquistato una dimensione di serenità, di tranquillità, ma è una tranquillità nella relazione con gli altri, non contro gli altri o separati dagli altri, insieme agli altri. Portare questo tipo di pace vuol dire essere capace di avere pace anche nei confronti di coloro che ci fanno del male. Facile? Assolutamente no, ma è l'unica strada da percorrere. Buongiorno e buon caffè.